Roberto Zocchi, uno tra i primi piloti ad aver corso la Parigi-Dakar, qui oggi alla rievocazione, alla terza edizione. Renato, la sua emozione di questa grande prova di coraggio? Era veramente una prova di coraggio a quei tempi. Io parlo del 1984, è stato il primo anno, diciamo, degli italiani alla Dakar. Io correvo con la Yamaha ufficiale insieme a Balestrieri e a Findanno, che ho saputo che sono qua. Era una grande esperienza perché era lunghissima, era difficilissima, i soccorsi e tutto erano quelli che erano, quindi insomma viaggiavi sempre con la paura di farti male, che non ti venissero a cercare, di perderti. Quindi è stata veramente un'esperienza molto 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 bella, molto interessante. La Dakar non si corre più, ma si potrebbe ricorrere? Ma in realtà c'è una gara che si chiama Africa Eco Race, che ripercorre un po' quello che era la vecchia Dakar, un po' più corta, un po' più semplificata, però sì, diciamo che nonostante lo si chiami Parigi-Dakar, la vecchia Dakar è questa. Oggi la Dakar, io vabbè non ho partecipato, però sento i racconti, è diventata come una lunga gara di motocross, nel senso sono dei trasferimenti, si arriva alle prove speciali e poi c'è tanto asfalto, le assistenze si muovono sull'asfalto, invece ai nostri tempi era una carovana che faceva la Parigi-Dakar, anche i camion cucina che arrivavano magari alle 2 del mattino perché facevano il percorso lo stesso nostro, quindi era una bellissima avventura. Silvia Giannetti, due Parigi-Dakar, le tue emozioni? Ma è sempre emozionante ritrovarsi in questi eventi, appunto grazie alla moto, grazie alla Dakar che io oggi sono qui. Ho corso anche 8 gare del Mondiale in Rally, portando il fretta a termine, le due Dakar anche, una seconda e l'altra terza, e questi, vedi, sono i frutti di tanti anni di sacrificio. Cos'è la moto per te? È la mia vita, è la mia passione, è tutto. Quando hai cominciato a correre? Io inizio ad andare in moto da ragazzina, ero piccolina, avevo 12 anni con gli amici. Poi ecco, seriamente dal 2004, da dopo l'incontro con Fabrizio Memoli. Roberto Boano, 5 Parigi-Dakar, ce le racconta? Sì, la Parigi-Dakar è arrivata come compenso agli anni che facevo mondiale. Quando ho finito adesso il competitivo nel mondiale di motocross, la Honda mi ha riciclato nella Parigi-Dakar. Per me è stata una bella fortuna, perché prima come motocrossista ero un mediocre perché viaggiavo nei primi 10, ma nei primi 10 del mondiale sei nessuno. Nella Dakar invece viaggiare nei primi 10 ero diventato inconsapevolmente qualcuno e mi sono divertito come un matto, perché il deserto l'ho preso di buon umore, avevo la salute giusta al momento giusto e mi veniva facile fare la Dakar, molto facile e divertente anche. Com'era questa grande prova di coraggio? Ma l'hanno messa tutti sul coraggio, per me era solo una prova tecnica di moto, ero capace di andare in moto e se andavo. Cioè quando mescolano le cose con l'eroe non mi sembra troppo, facevo semplicemente un gesto sportivo che ero abituato a fare nel motocross e nella Dakar mi veniva uguale. Il deserto? Il deserto la prima volta, onestamente io non ero né appassionato di Africa né di deserto, a me è capitato tra i piedi sto deserto, ho detto cosa faremo e ho visto che per andare in moto è una cosa semplicissima anche lui. Basta non prenderlo con troppa fantasia, fai le cose che devi fare semplicemente. Anche nel deserto è come fare in montagna, come fare a Bergamo o come fare a casa mia in mezzo alle montagne, in mezzo alle Alpi, preciso. Ciro De Petri, Dakar, Rally dei Faraoni, il deserto non la fa paura? Sì, diciamo che ho fatto la prima Dakar nell'84, quindi in totale ne ho fatte 11, poi in quegli anni c'erano in primavera il rally del Marocco, poi il Tunisia e poi il rally dei Faraoni, quindi era diventata la mia professione, ho cambiato anche dalla KTM alla Honda, alla Kajiva, alla Yamaha, come palmarès ho record di vittorie di tappa e ho vinto 3 volte il Faraoni e 2 volte il Tunisia, poi purtroppo nel 2002 ho fatto un incidente in Egitto e mi sono svegliato dopo 40 giorni di coma e quindi anche la mia carriera, ero già anzianino per queste gare e ho smesso.